Il ponte levatoio di un castello, lungo 8,2 metri e di massa 4.200 kg, è sostenuto alla sua estremità da due catene di acciaio identiche, che formano con la direzione orizzontale un angolo di 50 gradi, quando il ponte è abbassato. Calcola il modulo della tensione delle catene quando il ponte è in posizione orizzontale, ma non tocca il terreno. Calcola il modulo della forza di reazione vincolare esercitata sull'estremità del ponte attaccata al castello. Facciamo prima di tutto una considerazione. Se ci fosse una persona che dovesse sostenere da sola il ponte, avrebbe su di sé l'intero carico per non farlo cadere. Viceversa, se ci fossero due persone che tengono fermo il ponte, queste due persone si dividono il peso del ponte, quindi la forza pesa, il forza peso che agisce sul ponte. Cosa vuol dire questo? Che nel nostro caso il ponte appoggiato su due estremità, una, quella alla base dell'ingresso del ponte al castello. L'altra estremità è quello fermato dalle catene che non lo fanno appoggiare a terra. Quindi, partendo dall'ultima domanda, quindi calcolare la forza vincolare in questa posizione, andiamo a calcolare e a definire il valore. Per poterlo fare, facciamo un'altra assunzione. Assumiamo che il peso del ponte sia distribuito alle estremità del ponte stesso. Questa assunzione è importante ed è a supporto dei calcoli che andremo a fare successivamente. Quindi, se consideriamo la forza peso del ponte, che è uguale alla massa, 4.200 kg per 9,8 metri fratto secondo quadrato, avremo che la forza peso è pari a 41.160 newton. Abbiamo detto che assumiamo che il ponte, la massa del ponte sia distribuita in parte uguale all'estremità del ponte stesso, quindi la forza peso totale che abbiamo calcolato non è altro che la somma della forza F1 con la forza F2, con F1 uguale a F2. Quindi potremmo dire che 2F1 è uguale a 41.160 newton, da cui F1 uguale F2 uguale a 20.580 newton. E quindi, ritornando al nostro esempio, in questo caso, quando la persona è da sola, è come se su questa persona agisse una forza peso pari a 41.160 newton. In questo caso, invece, è come se le due persone portano ciascuna 20.580 newton e 20.580 newton. E questo vuol dire che, ritornando al nostro esempio del ponte, che sia le catene sia la base del ponte appoggiato al castello portano ciascuno 20.580 newton. A questo punto, rispondendo all'ultima domanda, qual è la reazione vincolare? Con reazione vincolare intendiamo qual è
per il terzo principio della dinamica, la forza che si oppone alla forza peso per mantenere il nostro ponte fermo. Quindi la forza peso è controbilanciata dalla forza vincolare che ha segno opposto ma modulo uguale. Quindi la forza vincolare sarà uguale a 20.580 newton, che possiamo scrivere come 2,1 per 10 alla 4 newton. Andiamo adesso a rispondere alla prima domanda. Allora andiamo a fare questa considerazione. Il ponte è fermo, è in equilibrio, quindi agiscono delle forze, ma abbiamo anche un vincolo del ponte, quello di essere fermo alla base del castello. Quindi andiamo a vedere quali sono le forze che intervengono. Ipotizziamo che questo sia il ponte. Ipotizziamo che queste siano le catene che tengono il ponte. Allora, sul ponte agirà senz'altro una forza peso. Questo è il vincolo del ponte, la parte che appoggia sul castello. Sulle catene agisce una forza che dipende dalla forza peso. Il ponte è in equilibrio. Quindi affinché sia in equilibrio ci deve essere una forza che possiamo chiamare forza di tensione, tale che riesce a contrapporsi alla forza peso. Noi possiamo scomporre questa forza di tensione in due componenti, orizzontale e verticale. Quella verticale ha la stessa direzione della forza peso, ma verso contrario. Quindi una forza di tensione FTY e una forza FTX. Quindi, poiché il ponte è in equilibrio, possiamo dire che il momento totale delle forze è uguale a zero, ma il momento totale delle forze è uguale a il momento della forza peso più il momento delle forze della catena, della tensione della catena. Quindi il momento della forza peso è uguale a meno il momento della tensione della catena. Affinché sia in equilibrio, dovremo avere che la componente del momento delle forze lungo l'asse delle x deve essere uguale alla in modulo alla componente delle forze della catena lungo l'asse delle x e la componente del momento delle forze lungo l'asse delle y sia uguale alla componente delle forze lungo l'asse delle y. Allora, il momento della forza peso lungo l'asse delle x è 0. La forza di gravità ha solo una componente lungo la direzione dell'asse delle y, uguale a il momento delle forze della catena lungo l'asse delle x, che a questo punto è uguale a 0. L'altra componente è lungo l'asse delle y. E possiamo scrivere che il momento delle forze peso lungo l'asse delle y è uguale al braccio L per la forza peso, mentre il momento della catena lungo l'asse delle y è uguale alla lunghezza L, sempre il braccio, per la forza della catena lungo l'asse delle y. La forza della catena lungo l'asse delle y non è altro che la componente
della mia tensione lungo l'asse delle y. Quindi possiamo scrivere che il momento della catena lungo l'asse delle y è uguale al braccio per la componente della tensione lungo l'asse delle y non è altro che, andiamo a vedere gli angoli, non è altro che il valore della tensione per il seno dell'angolo, in questo caso di 50 gradi. Quest'angolo qui che è uguale a quest'angolo qui dell'angolo che la catena fa col ponte. Quindi, andando a riprendere questa uguaglianza, abbiamo che il momento della forza peso è uguale a L per Fp, forza peso uguale a L per la tensione per il seno di 50 gradi. A questo punto la tensione è data da il braccio, la lunghezza si semplifica perché hanno lo stesso valore, quindi forza peso diviso seno di 50 gradi. La forza peso ne conosciamo il valore, l'abbiamo calcolato e corrisponde a questo valore qui, perché abbiamo considerato il peso del ponte suddiviso metà ai due estremi. Quindi uguale a 20,580 newton diviso 0,7766. Uguale a 26.867 newton. Uguale a 2,7 per 10 alla 4 newton. Questo è il valore della tensione totale delle due catene. Se volessi vedere o conoscere la tensione di ciascuna delle due catene, dovrei dividere questo valore per 2. Quindi questa tensione è la tensione totale delle due catene. La tensione totale è data dalla tensione T1 più T2, che consideriamo uguali. Quindi T1 uguale T2 è uguale a 2,7 per 10 alla 4 newton diviso 2, uguale 1,35 per 10 alla 4 newton.